Non voglio sponsorizzare i miei post sui social. Voglio portare traffico alla mia pagina e vendere solo con post organici non sponsorizzati. Perché sai, Umberto, ho molte persone che mi seguono. Il mio prodotto è il migliore sulla piazza ed è molto cercato. Non vedo motivo di investire questo denaro. Ciao, io sono Umberto Masiello, il modellista dei sarti del web e oggi giro questa puntata per rispondere a questa domanda che mi è stata fatta tante volte, ma che ultimamente mi viene fatta molte, molte più volte del solito. Io so il motivo, so che la domanda di per sé è sbagliata, so che la risposta non ti piacerà e so che è colpa di qualcun altro se ti è venuta questa idea. Scendiamo un po' nel dettaglio. Cosa vuol dire intanto sponsorizzare i post? Sponsorizzare i post significa investire del denaro, cioè acquistare degli spazi pubblicitari sui social, ovvero significa prendere il tuo post e mostrarlo a più persone rispetto a quelle che lo vedrebbero se tu non lo sponsorizzassi. E qui abbiamo il primo problema. Allora, vedi, tu hai una pagina social, hai una pagina su Instagram, hai una pagina su Facebook, su Instagram hai 100, 200, 1000, 5000, 10.000, 30.000 followers, no? Allora dici, ho 30.000 followers, perché devo mettere dei soldi? Ho già 30.000 persone che lo vedono. Su Facebook faccio tanti post, ho sempre dei like, la gente lo vede. Purtroppo le cose non stanno così. Il signor Zuckerberg, il titolare di Meta, l'azienda che gestisce Facebook, Instagram e anche WhatsApp, sa perfettamente una cosa, sa che oggi tu non puoi fare a meno di lui se hai un'azienda. Non puoi. E sa anche che se ti seguono molte persone, probabilmente tu hai un'azienda che è interessante. Quindi attiri clienti, quindi guadagni. E allora cosa dice Meta? Cosa dice Facebook? Cosa dice Instagram? Hai tante persone che ti seguono? Vendi una cosa interessante? Bene, io voglio i tuoi soldi. Non me li vuoi dare? Non ti vedrà nessuno. Cioè, l'algoritmo, che guarda, l'algoritmo se è usato bene è tuo amico, ma se tu non gli metti la benzina, cioè non gli metti i soldini, è tuo nemico assoluto. L'algoritmo dice, fai un post, non lo sponsorizzi, lo vede il 5% delle persone che ha messo segui alla tua pagina, che ha messo i cuoricini sulla tua pagina Instagram, il 5% dei tuoi followers vede i tuoi post in maniera organica. Questo 5% sta calando, continuerà a calare. Perché? Perché Meta sa che meno persone vedono il tuo post in organico, più tu metterai facilmente soldi per far sì che lo vedano più persone. E guarda, ti tocca sponsorizzare i tuoi post per farli vedere anche alle persone che hanno deciso di seguirti, ai tuoi followers. Cioè, se tu decidi di non sponsorizzare, i tuoi followers non ti vedono. E questo è il primo motivo per cui la domanda in sé è sbagliata. Ma non ci fermiamo qui. Andiamo a vedere anche perché ultimamente sempre più persone mi fanno questa richiesta, mi fanno questa domanda. E la motivazione è molto semplice. Gli spazi pubblicitari che compri su Facebook o su Instagram, le sponsorizzate, costano di più di prima. Non scherzo. 5 anni fa facevi con 1 euro al giorno quello che oggi fai con 10. Punto. E non è che ci si scappa da questa cosa, no? Non c'è lo stratagemma, non c'è la scorciatoia per evitarlo, non esiste. Costa sempre di più perché? Perché funziona sempre di più, perché ci sono sempre più aziende che investono, quindi Meta, signor Zuckerberg, dice, ah, vi è necessario, bene, pagate di più. E tu non ci puoi fare niente, tocca pagare di più. Quindi i costi pubblicitari aumentano, quindi più persone cercano stratagemmi per evitarli. Al punto che qualcuno gli dà ragione. E qui viene quella parte in cui io mi innervosisco. E adesso capirai perché, e mi innervosisco molto, che poi in realtà è il motivo per cui ho deciso di girare proprio questa puntata oggi. Io comprendo la tua richiesta, il tuo pensiero, lo comprendo benissimo. C'è un qualcosa su cui spendo soldi, investo soldi, però tu li vedi uscire, e se non fai le cose bene non li vedi rientrare, quindi per te è una spesa. E ci smano soldi, e un tempo ne mettevo un po', adesso ne devo mettere sempre di più. C'è mica un modo di non metterli. È sensatissima la domanda, no?
È un po' come andare dal benzinaio e dire: ma c'è un modo per far girare la mia macchina senza benzina? Cioè, la domanda in sé è molto intelligente. Ma perché non la fai al benzinaio? Perché quando compri un'auto sai che devi mettere il diesel, devi mettere la benzina, se è elettrica devi ricaricarla, cioè qualcosa la devi dare perché vada avanti. E lo sai, non hai questo dubbio, non ti viene nemmeno la fantasia di dire al tuo benzinaio come faccio ad andare senza benzina. Quindi il problema è risolto. Quando si parla di comunicazione online, invece, parliamo di un settore completamente nuovo. A pochissimi anni la gente non conosce i meccanismi, quindi ancora può pensare c'è una stratagemma, c'è una scorciatoia. E io faccio queste puntate apposta perché la cosa che mi interessa di più è aiutarti a capire dove mettere la tua attenzione, dove mettere le tue energie, dove mettere il tuo tempo per arrivare al tuo obiettivo. Se tu impieghi un secondo della tua vita a cercare un modo di evitare le sponsorizzate sui social per la tua azienda, hai sprecato quel secondo. Ma se ci dedichi un'ora, hai sprecato un'ora. Se ci dedichi un mese, hai sprecato un mese. Quanto fatturato potevi fare impiegando il tuo tempo, le tue energie, in qualcosa che veramente può funzionare? Ma poi c'è un'altra questione che mi fa infervorare. So che c'è qualcuno che ti dà ragione e lo fa per prendere i tuoi soldi. E anche oggi parliamo delle web agency. Fuffa. E sono il mio nemico giurato oramai. Cioè, non so come dire, Batman e Joker, capito? Oramai non posso fare. Tutti i santi giorni qualcuno me ne tira fuori una, magari una sponsorizzata, magari un mio contatto, un mio cliente, un potenziale cliente, un amico che mi manda un messaggio, mi telefona e mi dice: guarda, c'è questa novità. E l'ultima è successa oggi. Messaggio su WhatsApp di un mio cliente che mi dice: mi ha contattato questa azienda che ha questa nuova strategia per fare i clienti in organico senza sponsorizzare. Io ho prima risposto con una risata, sono sincero, poi sono andato anche a guardare ed è una fuffa totale. Non sto neanche a spiegartelo, è una fuffa totale. A te basta sapere che se qualcuno ti dice: ho una strategia per fare clienti sui social senza sponsorizzare, quella cosa lì non è vera, non è vera. Sta cercando di venderti qualcosa perché vuole i tuoi soldi, poi il risultato non c'è, li ha presi, lui è a posto, tu hai perso tempo e soldi. Non solo hai perso i soldi che hai dato a questa agenzia che ti ha fregato con questo messaggio che per te è appagante. No, perché è appagante l'idea, cioè non spendo soldi, questo mi dice come non spendere soldi, cazzarola, compro, no? Quindi già gli hai dato dei soldi che hai bruciato. In più hai dedicato del tempo a questa cosa che ti ha fatto perdere del fatturato. Quindi è una, oltre il danno alla beffa, il danno è doppio, il danno al quadrato, cioè è gravissima come cosa. Ed è così grave che io vorrei tanto poter fare un'azione legale contro queste persone, ma non si può perché non ci sono leggi che tutelano gli imprenditori da queste fandonie. Anche perché il nostro governo che fa le leggi non ha idea di come funzioni, né come funzioni realmente fare impresa per le piccole e medie imprese. Questo, se hai una piccola e media impresa, lo sai, il governo non è assolutamente qui per aiutarti, mai, e assolutamente non sa come funziona internet. Non so se l'hai visto, cioè è uscito un video meraviglioso in una seduta di Parlamento dove una comunicazione importante era stata mandata via fax. Via fax, cioè non so, tu hai ancora il fax? Conosci qualcuno che ha il fax? Beh, in Parlamento lo usano, con i nostri soldi, ma quindi non essendoci una legge che ti tutela, non posso fare di più di questo, cioè cercare di aiutarti a non cascarci. Il motivo per cui queste web agency ti dicono questa cosa è perché sanno, come lo so io, che tu la stai cercando. Poi io so che è inutile che io cerchi di dartela perché tanto non funzionerà. Loro invece puntano a fare un turnover di clienti importante, tanto pigliano i soldi e scappano, no? Il concetto è quello. Noi invece lavoriamo con clienti che stanno con noi anni. Quindi se io facessi una promessa così non avrebbe alcun senso perché non potrei appunto dare una risposta concreta poi al mio cliente, dargli il risultato che gli sto promettendo. E ricorda che se in Italia dai al tuo cliente quello che prometti, già sei meglio degli altri, no? Abbiamo una diffusissima abitudine nelle aziende di promettere cose, poi non elargirle, non darle nei tempi stabiliti. Pensa solo al mondo delle ristrutturazioni. Conosci qualcuno che aveva una data di fine ristrutturazione e quella data è stata rispettata? Conosco persone che hanno tardato di un anno e mezzo.
e le conosci anche tu probabilmente. Quindi la domanda in sé è comprensibile, il desiderio in sé, la fantasia in sé è comprensibile perché la cultura ancora non c'è, è scarsa. Il fatto che ci sia qualcuno che alimenta questo tuo pensiero, questo tuo desiderio è comprensibile seppur ingiusto perché è un atteggiamento truffaldino, però ci sono dei dati tecnici con cui ti scontri e non ci fai niente. La tua visibilità muore se non sponsorizzi. Le persone che ti seguono sono pochissime, che riescono a seguire i tuoi post sono pochissime, le tue chance di vendere sono ridottissime, quindi tu impieghi del tempo, delle energie per fare dei post che poi non vedranno quasi nessuno. Motivo per cui, per esempio, noi Sarti del Web, per i nostri clienti, quando prepariamo le nostre le strategie su misura, nel progetto su misura per i clienti, c'è sempre la sezione post in organico, ma non la facciamo mai noi. Insegniamo, aiutiamo i nostri clienti a farli, perché i post in organico, l'unica funzione interessante che hanno è aiutare i post sponsorizzati popolando di cose interessanti la pagina. Punto. Ma perché non li facciamo noi? Non è perché non ci abbiamo voglia di farli, è perché noi lavoriamo nell'investimento dei nostri clienti. Investimento è: metto un soldino, ne tornano almeno due. Perché io dovrei farti pagare il servizio di 5 persone che lavorano su ogni singolo post che produciamo, se quel post non lo vede nessuno e non può portarti delle vendite importanti. Ok? Quindi non lo facciamo. Ma troverai un sacco di web agency che ti dicono: ti facciamo 8 post, 10 post al mese. Sono arrivato a vederne 32 post al mese. Che 32 su 30 giorni, interessante, come le metti, no? Questi numeri un po' sparati a caso, che non servono a niente. Quindi se ti incroci la tua ricerca di un partner a cui affidarti, una web agency che nel progetto e nel preventivo ti mette dei post organici, sai già che la devi evitare. Lascia perdere. Cioè, ti sta dicendo qualcosa che non è vero, e quando l'inizio di un rapporto di lavoro inizia con una falsità, io eviterei di farlo partire, per sicurezza. Poi vedi tu, i soldi sono i tuoi, decidi tu dove metterli, e io non ho alcuna voce in capitolo, posso solo darti dei piccoli consigli. Prima di salutarti, un ultimo argomento che voglio trattare intorno a questa fantasia, a questa richiesta che mi arriva, è il concetto di attenzione. Ora, i social sono il luogo migliore al mondo dove cogliere l'attenzione dei tuoi potenziali clienti, perché lo puoi fare con tantissime persone alla volta. In Italia il 91% dei maggiorenni, perché sui minorenni non si possono raccogliere dati, il 91% dei maggiorenni si è collegato a internet nell'ultimo anno. 91% dei maggiorenni, i minorenni, cioè se togli i troppo piccoli e gli anziani allettati, vuol dire tutti. Quindi qual è la grandissima comodità dei social? Che ci sono tutti i tuoi clienti, tutti, e tu puoi raggiungerli senza andare da loro fisicamente, senza fare un'azione diretta, li telefono, li mando una lettera, ma comodamente dal tuo ufficio, raggiungendoli ovunque loro siano, in qualunque momento della giornata. Punto. Sempre collegati dalle 2 alle 5 ore al giorno, collegati ai social col cellulare. Il posto migliore dove andarli a prendere, solo che è il posto migliore, ci sono tutti, c'è anche la tua concorrenza, tutti stanno facendo una gara sui social, e la gara non è a vendere di più. La prima gara, ci sono diverse gare che devi vincere, diversi premi che devi raggiungere per risultare quello che alla fine vince nella guerra dell'acquisizione clienti con i social. E lo puoi fare, te lo garantisco, lo vedo tutti i giorni, lo faccio tutti i giorni per i nostri clienti, quindi è fattibilissimo, ma bisogna sapere come. Allora, la prima battaglia di questa guerra è la guerra all'attenzione. Prendersi l'attenzione del cliente è la prima cosa che devi fare. Se non ti prendi l'attenzione del cliente, lui non ti noterà e continuerà a cazzeggiare scorrendo la sua bacheca. C'è un modo di dire che usiamo nel laboratorio dei Sarti del Web che ti passo oggi, sperando che ti rimanga piantato in testa come un pensiero fisso. È il dito che scorre la bacheca del social, ma è l'occhio che la ferma. Quando tu stai scorrendo, come il tuo cliente, la bacheca social, quando ti fermi a guardare quello che c'è? Quando c'è qualcosa di particolarmente interessante per te, cioè qualcosa che ha preso la tua attenzione.
E se stai usando i social giustamente per aumentare il tuo fatturato, i tuoi clienti e cercare i clienti migliori, la prima cosa che ti serve, che devi fare, è riuscire a cogliere la loro attenzione. Se tu fai post che vedranno il 5% di quelli che sono follower della tua pagina, di chi cogli l'attenzione? Se invece sponsorizzi, hai un ampio margine di persone a cui sottoporre il tuo contenuto, di cui attivare l'attenzione. Questo nella pratica cosa vuol dire? Se non sponsorizzi, nessuno ti noterà. Cioè, se non sponsorizzi, non prendi l'attenzione di nessuno. Se non sponsorizzi, non potrai vendere i tuoi prodotti o servizi partendo dalle tue campagne social, dalla tua pagina social. Ribadisco, il luogo migliore al mondo oggi dove intercettare i clienti sono i social. Non li intercetti se non sponsorizzi. Immagina che il social sia una enorme piazza con una marea di negozi dove uno a fianco all'altro c'è tutta la concorrenza, tutti uguali, tutti uno a fianco all'altro. E questa piazza è estremamente gremita di gente, pienissima, affollatissima, ma è tutta gente che non ti dà attenzione, perché sono talmente tanti negozi e in più la concorrenza una a fianco all'altro è totalmente incasinata, è una grandissima confusione ed è arrivare a dare l'attenzione proprio a te è un percorso complicatissimo. Allora tu non puoi pensare di stare sull'uscio del tuo negozio col megafono in mano a urlare vendo questa cosa, vendo questa cosa, vendo questa cosa, sperando che la gente si giri e dica ah, sì, vado lì. Perché è distratta da ogni cosa. In questa piazza tu ci devi mandare l'algoritmo, il tuo venditore silenzioso, instancabile, non si ferma mai, attivo 24 ore su 24 ed è molto acuto se lo usi bene. Deve fare in modo che l'algoritmo giri in questa piazza di persone andando a bussare alla spalla di quelle giuste e sussurrandoli nell'orecchio. Guarda che lì c'è quella cosa proprio per te, diversa dalle altre. Allora, questa non è una puntata sulla differenziazione, quindi non entrerò in questo contesto. Ma voglio essere chiaro, se non usi il modo giusto di attrarre l'attenzione, cioè non sponsorizzi, ogni minuto della tua vita dedicato alle tue pagine social è uno spreco totale di tempo. E ogni euro investito in un'agenzia che ti fa i post è un euro bruciato e perso due volte o perso al quadrato. Spero di esserti stato utile. Mi piacerebbe tantissimo con questa puntata aver salvato almeno una, possibilmente 1.000 aziende da questa truffa del traffico organico. Truffa del traffico organico non esiste. Grazie di aver seguito fino qui. Io sono Umberto Masiello, il modellista dei siti del web, e con la nostra agenzia ci occupiamo di aiutare aziende e imprenditori a fare le scelte giuste, a investire in modo giusto il proprio budget sui social per andare ad attrarre e a prendere l'attenzione dei clienti giusti per poi attivare il processo di vendita e aumentare il proprio fatturato, le proprie casse, il proprio utile e in fin dei conti il proprio benessere, la propria felicità. Perché diciamocelo, quando abbiamo un'azienda che funziona bene, siamo molto, molto più tranquilli e contenti. Ci vediamo alla prossima puntata. Se vuoi qualche informazione in più, ci trovi su isartidelweb.it o sul nostro canale YouTube, sulle social che segui di più, sul canale podcast che segui di più. Siamo un po' ovunque perché oggi è così che si fa comunicazione online. E se per caso in questo momento ti interessa capire qual è il modo preciso per andare a investire il tuo denaro sui social insponsorizzati in modo profittevole, senza incappare in quegli stratagemmi o scorciatoie totalmente inutili, puoi andare su isartidelweb.it/tutor e richiedere una consulenza su misura. È gratuita, è senza impegno, dura un massimo di 60 minuti e ti basta lasciare i tuoi dati e verrai ricontattato molto velocemente dal nostro laboratorio per fissare il tuo appuntamento. Grazie, buon lavoro e buona comunicazione online.